Una madre avrebbe costretto la figlia di 14 anni a prostituirsi anche con anziani in cambio di 30 euro. 4 arresti dei carabinieri e della procura di Palermo. Adesso lei è ospite di una casa famiglia, insieme ai suoi fratelli, fuori Palermo, lontano dall'incubo, dalle grinfie, degli avvoltoi e degli sciacalli. Lei, la preda, vittima, ha 14 anni e ha da raccontare un passato burrascoso che lei non ha voluto. È stato imposto dalla madre, donna presunta scellerata, che l'ha costretta a vendere il suo corpo, a subire vere e proprie sevizie. Così scrivono i magistrati che hanno firmato i mandati di cattura. Lei come merce di scambio, il più antico, aberrante, agghiacciante, sotto gli occhi della madre, anche con persone anziane. La prostituzione della figlia, pagata 30 euro. Le indagini, il blitz, la procura della Repubblica di Palermo e i carabinieri. In carcere la donna e 3 clienti. Le perquisizioni, le sorprese, terrificanti. Sui telefonini degli arrestati sono state registrate le scene di sesso con la ragazzina. E poi a casa di uno di loro è stato scoperto materiale pedopornografico. I magistrati Marcello Viola e Alessia Sinatra non hanno dormito la notte scorsa. Dopo le manette hanno interrogato tanti sospettati. E caccia spietata agli altri clienti. Sarebbero stati numerosi. E poi nel quartiere Teatro dello Scandalo altre ragazzine avrebbero subito la stessa sorte. Le accuse del codice penale vibrano come lame taglienti. Prostituzione minorile, riduzione in schiavitù e atti sessuali con minore.